Ciao, sono Willy Peyote e cerco di spiegarvi mai dire mai la locura. Il testo è difficile perché già sono scoppiate le polemiche appena l'hanno pubblicato. Il testo è una presa in giro nei miei confronti, nei confronti di Sanremo, nei confronti di tutto quello che non si può dire o che non viene in realtà capito sul fatto che molto spesso ci concentriamo più sull'intrattenimento che sui contenuti, perché dei contenuti non siamo più in grado di, come dire, di capirli fino in fondo. Ci manca l'analisi del testo, quindi sul testo sarà veramente difficile. La musica è un ulteriore segnale del fatto che ho cercato di me la sono rischiata, ecco, perché vado con un pezzo in cassa dritta e con un ritornello che apre tutto, Duccio apri tutto, con le robe un tanto al chilo, come ci piacciono a noi fan di Boris, e quindi anche sulla musica ci sarà da divertirsi perché ho deciso di cambiare abbastanza le carte in tavola. Dopo Sanremo spero di tornare a suonare quanto prima, non c'è un disco previsto, nel senso che ci stiamo lavorando, ma lo faremo uscire più avanti e quindi non ho grossi progetti per Sanremo, dovrò disintossicarmi da tutto, ecco. La mia canzone preferita nella storia di Sanremo, dovendotene dire una soltanto, dirò Salirò di Daniele Silvestri. È uno dei più grandi autori che abbiamo in Italia. Quel brano lì in particolare è veramente un capolavoro. Volevo, dopo essere andato appunto a Sanremo con la cassa dritta a giocare, a prenderci tutti in giro, volevo invece poi portare un brano che avesse, come dire, un altro approccio, no? Un po' più profondo, palesemente profondo, ecco. E quindi ho avuto la fortuna che Samuele ha deciso di accollarsi questa cosa e quindi poterlo fare con lui accanto per me è davvero una soddisfazione, perché vuol dire che in qualche modo anche lui ci ha visto qualcosa, no? Se no non avrebbe accettato di farlo con me. E il fatto che Samuele Bersani abbia visto qualcosa di buono in quello che faccio per me è già abbastanza, quindi compensa tutte le polemiche di cui parlavamo prima. Cioè, se Bersani ha avallato le mie scelte, mi sento un po' meno in torto. Ecco. Il gioco che ho deciso di fare a Sanremo è insomma, bisogna vedere se poi funziona, ma è un modo sì per parlare della realtà, ma anche per prendere appunto, per prendere in giro me stesso innanzitutto, per prendere in giro Sanremo come contenitore, in un momento così, del nostro paese, un contenitore di tutto ciò che non riguarda la realtà. Cioè noi andiamo a Sanremo, mentre fuori muoiono 400 persone al giorno, a cantare del fatto che siamo innamorati o non siamo più innamorati o come... E secondo me, per certi versi, non possiamo far finta che fuori non ci siano tutta una serie di discorsi anche conflittuali. Cioè il fatto che ci siano polemiche sul mio testo, in realtà era esattamente quello che volevo. Poi mi spiace che non sia compreso, ma se in realtà si scavasse un secondo sotto la superficie, si capirebbe che la motivazione che mi ha spinto ad andare a Sanremo è esattamente questa. Cioè, prenderci tutti in giro, soprattutto con la frase di Boris, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte. Ma mentre fuori non c'è solo la morte, però. Ci sono le polemiche su qualunque cosa fuori. Anche il discorso sul twerk è relativo a questo. Cioè, quando l'anno scorso, in un Sanremo in cui tutto ammantato da una certa retorica, si doveva per forza parlare della parità di genere, perché dovevano coprire le magagne di alcune conferenze stampa, e c'erano questi monologhi interminabili di Rula Gebrale, poi Diletta Leotta, arriva la Lombardini e twerka e diventa il simbolo della lotta al patriarcato. Ma la mia domanda è solo, siamo esattamente sicuri di voler declinare tutto in quel modo lì? In un contenitore come Sanremo? Questa era la domanda. Cioè, se uno legge che io sono contrario al twerk, o che io faccio mansplaining, e non ha letto la frase, perché la frase non sto dicendo alle donne come si combatte il patriarcato, io sto solo chiedendo. E tra l'altro esordisco con le brutte intenzioni per prendere per il culo Sanremo una volta di più, ma anche per citare Morgan, no, le mie brutte intenzioni. Non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato, ma non in generale, sul palco di Sanremo. In che modo quella roba lì diventa militante? Io questo non riesco a capire. Mi dispiace avere il dubbio di non essere stato in grado di spiegarmi bene, che è diverso. Cioè, le critiche ci stanno. Poi se sei uno che rompe il cazzo, ci sta che uno ti guardi e dica, senti, hai rotto il cazzo tu. Cioè, è legittimo. Sono uno che prende in giro e vengo preso in giro. Ed è tutto giusto. È parte del gioco. Io questo me l'accollo. Non, non, non,
è solo che mi dispiace, forse non l'ho cesellato abbastanza a questo punto, o non ho avuto il tempo di spiegarlo ancora abbastanza bene, però quello che mi chiedo è solo, anche mi dicono ce l'hai con TikTok? Ma no, nel testo io dico, le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai il boom su TikTok. Ce l'ho con le major, mica con TikTok. Cioè, ma la frase è scritta, non è difficile. Cioè, se la leggi, dovremmo essere tutti in grado di capirla. Sull'ironia ti dico, io ho il dubbio che molto spesso la satira, in generale l'ironia, funzioni solo quando prende come obiettivo chi ti sta già sul cazzo. Se l'ironia tocca qualcuno che invece è della tua squadra, non la accetti. E secondo me il tentativo del testo è anche questo. Cercare di porre luce sul fatto che accettiamo di prendere in giro sempre gli altri e mai noi stessi. E col senno di poi ho trollato tutti, perché... Ma anche chi ha messo le pagelle alte, ancora di più. Cioè, capolavoro letterario, grande testo, il migliore di Sanremo. In realtà non l'hanno capito neanche loro. C'è il paradosso che sia chi mi vuole bene che chi mi vuole male non l'ha capito ancora. E da un lato mi fa molto divertire. Cioè, devo anche accettare che questa cosa mi diverte molto. Quindi comunque, come va, io mi sto divertendo. Se vince il premio della critica questo testo, vuol dire che nessuno l'ha capito questo testo. Il testo non vuole vincere il premio della critica, se no scrivevo Mango, se no portavo etichette. Non vado a Sanremo per fare il professorone, vado a Sanremo per ridere. Ma non è per forza un riso, deve essere anche un riso amaro certe volte. A me piace la stand-up comedy perché le risate non sono sempre goliardiche, ecco. Io arrivo a Sanremo oggi, che ho 35 anni, ho fatto già il percorso, non devo rispiegarlo tutto a tutti. Se poi uno vorrà approfondire, bella. Se uno invece si vuole limitare a prendersela con me perché per delle frasi, è liberissimo di farlo, che sia chiaro.